È l'Urbe Tevere, la squadra campione dell'edizione 2020 del The Finals. La formazione di Cicchetti batte in finale la Vigor per Conti con il punteggio di 3-0 ed alza al cielo il primo trofeo di settore giovanile della stagione. Allo Sbardella, partenza sprint per entrambe le squadre. Al quarto, il tiro di Massimo Turella viene respinto da Deramo, mentre al nono è Xani ad essere fermato da Midio in un'azione analoga. Un minuto dopo ci riprova l'Urbe, sempre con Massimo Turella, che spreca in contropiede a tu per tu con Deramo. Al quattordicesimo si raffaccia in avanti la Vigor con il pallonetto di Comparelli deviato in corner da Midio. Al quindicesimo clamorosa doppia chance per i gialloblu. Mattia Turella si mette in proprio partendo da centrocampo, salta due uomini ma solo davanti a Deramo si fa ipnotizzare. Sulla respinta arriva poi Di Giovanni Antonio che trova nuovamente la parata del numero 1 blaugrana. È solo il preludio del gol che arriva al ventinovesimo. Mattia Turella approfitta di una disattenzione difensiva per rubare palla al difensore, puntare la porta e freddare Deramo sul palo lontano. Il vantaggio esalta l'11 di Cicchetti, che 4 minuti dopo raddoppia con l'incursione di Ciardi. All'intervallo è 2-0 per l'Urbe Tevere. Nella ripresa, poche emozioni fino al 17esimo, quando Lorenzo viene espulso per doppia ammonizione. Nonostante l'uomo in meno, i gialloblu soffriranno solamente sul tiro dal limite di Milana, prima di trovare addirittura il tris, ancora con Mattia Turella, vero mattatore dell'incontro. Al triplice fischio, via con le premiazioni. Mattia Turella è l'MVP del torneo, Irione del Tor di Quinto il miglior portiere e Xani della Vigor per Conti il capocannoniere. Ai blaugrana va poi la coppa del secondo posto, mentre all'Urbe Tevere il trofeo di campione del The Finals 2020. Con Valerio Cicchetti, tecnico campione del The Finals con la sua Urbe Tevere 2007. Valerio, è sempre bello cominciare la stagione con un trofeo. Beh sì, sicuramente fa sempre piacere. Questo è un torneo appunto di inizio stagione che ti restituisce comunque un po' la dimensione del lavoro che è stato fatto fino adesso. Ovviamente è ancora appunto la pre-season, per cui è sempre bello alzare una coppa. La società ci teneva molto a ben figurare in questo torneo e abbiamo ancora tanto da lavorare, c'è ancora tanto per costruire. Questi ragazzi hanno bisogno comunque di rimettersi subito, già da domani avremo allenamento, rimettersi subito con la testa nella direzione giusta. Colgo l'occasione per fare i complimenti ancora una volta a Giardinetti per l'organizzazione, perché è stata veramente impeccabile in questo periodo, diciamo un po' particolare, storicamente particolare. Non hanno fatto mancare niente, quindi ecco, siamo stati accolti benissimo. Ho visto una gestione anche degli assembramenti in tribuna e all'interno del centro sportivo veramente perfetta. Mister, a livello generale, che idea ti sei fatto del livello di questa categoria? Ma questa è il primo scalino dell'agonistica, per cui ragazzi escono dalla scuola calcio. Sì, mister, grande mister. E questo è il bello di fare appunto l'allenatore con questi ragazzi così giovani. E ti dicevo che è un periodo un po', cioè è stata una stagione particolare per loro, perché purtroppo con lo stop causato appunto dal Covid hanno saltato quel passaggio finale che da 9 li avrebbe portati a 11. E per cui, come ti dicevo prima, di lavoro ce n'è tanto da fare, perché sono arrivati quest'anno in agonistica dei ragazzi magari anche preparati tecnicamente, però ecco, non così completi come arrivavano gli altri anni, per cui di lavoro ce n'è tanto. È appena terminato il The Finals, vince l'Urbe Tevere, ma l'organizzazione impeccabile del Giardinetti, il presidente Antonio Ranieri. Presidente, i complimenti di Valerio Cicchetti per l'organizzazione ve li porgiamo anche noi, è andato tutto benissimo. No, cioè, i complimenti ce li hanno anche fatti i vigili che ci sono venuti a trovare, hanno visto con i loro occhi che era tutto a posto, era tutto regolare, abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare all'interno della società per quanto riguarda il Covid, quindi l'autocertificazione eccetera, quindi questo mi fa moltissimo piacere, al di là del successo del torneo che è stato veramente eccezionale sia a livello tecnico sia a livello di presenza di persone e di pubblico. Sicuramente sono state delle prove generali per la stagione che verrà, Presidente, quindi che indicazioni hai ricevuto da questi giorni di torneo? Ma io credo che il torneo ci aspetti un buon campionato, un discreto campionato, ci siano delle battaglie come al solito da tutti i campi, sarà dura anche quest'anno, anche se hanno allargato i gironi, però staremo a vedere quello che succederà. Speriamo che noi come Giardinetti possiamo toglierci delle soddisfazioni. E una delle novità di questo torneo è proprio l'accesso della squadra vincitrice al Memorial Marcucci, quindi ogni anno
sa rinnovarsi questa organizzazione. Sì, sì, siamo partiti dal Nike, che è la vincente di questo torneo, andava a fare le finali con le squadre professionistiche, e adesso c'è questa bellissima novità. Ringrazio la famiglia Marcucci di averci dato questa possibilità, che la vincente del torneo possa partecipare al Memorial Marcucci, prestigioso torneo che cui partecipa anche società professionistiche, quindi una cosa in più che dà lustro a questo torneo. Presidente, allora grazie per il suo tempo e complimenti vivissimi anche dalla nostra redazione per tutta l'organizzazione. Io ringrazio la redazione di Sport in Oro che ci ha seguito per tutto l'arco del torneo, quindi questo del sodalizio che abbiamo creato mi fa molto piacere. Ringrazio tutte le società che hanno partecipato e vi do appuntamento al prossimo anno.